Io, se fossi Dio, io potrei anche essere, se no non vedo chi. Io se fossi Dio non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante. Sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare, come di ancora criticare appunto cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, com'è noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino, troppo misero e meschino, eppur sapendo che Dio è più esatto di una sfera, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio, preferirei il secolo passato. Se fossi Dio rimpiangerei il furore antico, dove si amava e poi si odiava e si ammazzava il nemico. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato ai vostri sfaceli. E io, se fossi Dio, non sarei stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non è venuto tanto bene. Ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare, fa ancora più casino. Io, se fossi Dio, non avrei fatto gli errori di mio figlio, specialmente sull'amore, mi sarei spiegato un po' meglio. Infatti voi comuni mortali, per le cose banali, per le cazzate tipo compassione, finti aiuti, ci avete proprio una bontà da vecchi un po' rincoglioniti. Ma come siete buoni, voi che il mondo lo abbracciate, tutti che ostentate la vostra carità, per le ghiandine, per le foreste, i cani, per i delfini, per i canarini. Un uomo oggi ha tanta ore di riserva che neanche se lo sogna, che viene da dire, ma poi coi suoi sì, come fa a essere così carogno? Io, se fossi Dio, direi che la mia rabbia più bestiale, che mi fa male, che mi porta alla pazzia, è il vostro finto impegno e la vostra schifosa ipocrisia. Ce l'ho con quelli che per salvar la faccia, per darsi un tono da cittadini umani, fanno passaggi pedonali e servizi strani e tante altre attenzioni per handicappati, sordomuti e nani. E in queste nostre città che vivono nel caos e nella merda, fa molto effetto un pezzettino terra e tanto, tanto spazio per tutti i figli degli dèi minori. Cari assessori, cari furbastri suddoli altruisti, che usate gli infelici con gran prosopopea, ma io so che dentro il vostro cuore li vorreste buttare dalla rupe tarpea. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io, se fossi Dio, maledirei per primi i giornalisti, specialmente tutti, che certamente non sono brave persone, e dove cogli, cogli sempre bene. Signori giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate, e in cambio pretendete la libertà di scrivere e di fotografare. Immagini geniali, interessanti, di presidenti solidari, di mamme piangenti, e in questo mondo così pieno di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento. Cannibali, necrofili, deamicissiani, astuti, e si direbbe proprio compiaciuti, voi vi buttate sul disastro umano col gusto della lacrima in primo piano. Sì, vabbè, lo ammetto, la scomparsa totale della stampa sarebbe forse una follia, ma io, se fossi Dio, di fronte a tanta deficienza, non avrei certo la superstizione della democrazia. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli.
io se fossi Dio, naturalmente io chiuderei la bocca a tanta gente. Nel regno dei cieli non vorrei ministri, né gente ripartito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. Tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forze riduttante e contagioso come la lepra e il tifo. Tutti quelli che fanno questo gioco hanno certe facce che a vederli fanno schifo. Io se fossi Dio dall'alto del mio trono direi che la politica è un mestiere osceno. E vorrei dire, mi pare a Platone, che il politico è sempre meno filosofo, è sempre più coglione. È un uomo tutto tondo che senza mai guardarci dentro scivola su, che scivola sulle parole e poi se le rigira come vuoi, signori dei partiti o altri gregari imparentati. Non ho nessuna voglia di parlare con toni risentiti, ormai le indignazioni sono cose da trombone, da guitti un po' stonati. Quello che dite e fate, quello che veramente siete, non merita commenti, non se ne può parlare. Non riesce più nemmeno a farmi incazzare. Sarebbe come fare inutili duelli con gli imbecilli, sarebbe come scendere ai vostri livelli. Un gioco così basso e così atroce, per cui il silenzio sarebbe comunque la risposta più efficace. Ma io sono un Dio emotivo, un Dio imperfetto, e mi dispiace ma non sono proprio capace di tacere del tutto. Ci sono delle cose così tremende, luride e schifose, che non è poi tanto strano se anche un Dio si lascia prendere la mano. Io se fossi Dio preferirei essere truffato e derubato e poi deriso e poi sodomizzato. Preferirei la più tragica disgrazia piuttosto che cadere nelle mani della giustizia. Signori magistrati, un tempo così schivi e riservati, e ora con la smania di essere popolari come cantanti, come calciatori, vi vedo così audaci che siete anche capaci di mettere persino la mamma in galera per la vostra carriera. Io se fossi Dio, in fondo è abbastanza normale che la giustizia si amministri male. Ma non si tratta solo di corruzioni vecchie e nuove, è proprio un elefante che non si muove, che giustamente nasce sotto un segno zodiacale un po' pesante, e la bilancia non l'ha neanche come ascendente. Io se fossi Dio direi che la giustizia è una macchina infernale, e la follia la perversione più totale. E non si tratti di poveri ma brutti, allora sì che la giustizia è proprio uguale per tutti. Io se fossi io vi direi: non vi ammalate, restate sempre in buona salute. Non tanto perché io sia davvero pietoso e buono e pio, quanto perché dall'assistenza sociale vi guardi Dio. Probabilmente i vostri assessori o gli amministratori, o come li chiamate, non hanno avuto mai un appendicite, nemmeno le emorroidi o altri mali, perché non sanno mica cosa succede dentro agli ospedali. Io se fossi Dio direi: come si fa a non essere incazzati che in ospedale si fa morire la gente accatastata dagli sputi? Intanto nel palazzo comunale c'è una bella mostra sui costumi dei sanniti, in modo tale che in questa messa in scena tutto si addolcisse, tutto si confonda. In modo tale che se io fossi Dio direi che il sociale è una squallida facciata immonda. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri spaceri.
avrei una gran paura del futuro. C'è un'aria di sgomento che coinvolge il mondo intero. Una minaccia, un tragico fermento di popoli e di razze in via di assestamento. Io come Dio logicamente li vedo tutti da molto lontano, ma a dirlo onestamente più che altro io sono un Dio italiano, col gusto un po' indiscreto di frugare negli antri più segreti e più nascosti del potere. Se fossi Dio vedrei dall'alto come una macchia nera, una specie di paura che forse è peggio della guerra. Sono i soprusi, i rapimenti, le estorsioni e la tavola. E l'impero degli invisibili avvoltoi, dei pescecani che non si sazia mai, sempre presenti, sempre più potenti, sempre più schifosi. È l'impero dei mafiosi. Io, se fossi Dio, io ti direi che in questo momento sono proprio loro il nostro strumento. Uomini seri, uomini rispettati, così normali al tempo stesso spudorati, così sicuri dentro i loro imperi. Una carezza ai figli, una carezza al cane, che se non guardi bene ti sembrano persone. Persone buone che quotidianamente ammazzano la gente con una tal freddezza che Hitler al confronto mi fa tenerezza. Io, se fossi Dio, io griderei che questi orribili bubboni ormai sono dentro le nostre istituzioni e che anzi il marsume che ho citato è maturato dai consiglieri magistrati, ministeri, alla Camera e al Senato. Io, se fossi Dio, direi che siamo masochisti anche un po' violenti, che i nostri governanti non li mandiamo via, ormai ci possono fare qualsiasi porcheria, possono rubare, possono ricattare, possono ammazzare o vomitarci addosso, che tanto noi li dotiamo lo stesso. Io, se fossi Dio, direi che siamo complici oppure deficienti, che questi delinquenti, queste ignobili carogne, non nascondono neanche le loro vergogne, e sono tutti i giorni sui nostri teleschermi e mostrano sorridenti le maschere di cera e sembrano tutti contro la sporca macchia nera. Non c'è neanche uno che non ci sia immischiato, perché la macchia nera è lo Stato. E allora io, se fossi Dio, direi che ci sono tutte le premesse per anticipare il giorno dell'Apocalisse. Con una ritrovata indifferenza e la mia solita distanza, vorrei vedere il mondo e tutta la sua gente sprofondare lentamente nel niente. Forse io come Dio, come creatore, queste cose non le dovrei nemmeno dire. Io, come Padre Eterno, non mi dovrei occupare né di violenze, né di orrori, né di guerra, né di tutta l'idiozia di questa terra o cose simili. Peccato che anche Dio ha il proprio inferno, che è questo amore eterno per gli uomini.